C'è un bellissimo raduno con la pappa. Sono le 20:58, ci sono tutti. Io spero che il più piccolo non faccia lo scemo e che vada a mangiare. Non sento l'audio però. Ecco. Ora si sente un po' di audio. Sono arrivato tardi perché stavo facendo il concorso lì per i nomi, il Toto Nomi. E quindi sono arrivato un po' tardi, però la mamma è arrivata che li ha trovati tutti lì perché si preparavano ad andare a nanna. Il piccolo si avvicina, credo, spero che riesca a rimediare qualcosa, se no è proprio scemo. Gli ho visto un pezzo in bocca, ma gliel'ha fregato il fratello più grande. Sta avanzando, non si riesce a vedere la consistenza della preda, spero che sia abbastanza grande e caso contrario spero che ci sia un conguaglio nelle prossime ore. Ecco, il piccolo ha preso un pezzetto, ora torna indietro per cercarne altri. La scommessa è questa adesso, mentre tre fratelli ce la faranno a rientrare perché ce l'hanno già fatta, il piccolo non ha esperienza del rientro, ha un'esperienza indiretta perché l'ha visto fare i fratelli e pensa di poterlo fare anche lui. Ma lui è più piccolo, non ha compiuto i giorni che ha compiuto il primo quando è entrato dentro al nido, è uscito ed è entrato. A lui mancavano 2 giorni per fare il salto e l'ha fatto in anticipo. Ora dobbiamo vedere però se riesce anche a rientrare. Questa è la scommessa di stasera. E naturalmente facciamo il tifo per lui tutti quanti. Io sono sempre molto perplesso, non voglio dire arrabbiato, perché è un termine forte. Ma quando i signori illuminati mi dicono che bisogna lasciar fare alla natura perché in natura non hanno gli aiuti e quindi dobbiamo lasciarli, eccetera, allora io dico a questi signori, se dobbiamo lasciar fare alla natura, perché le avete costruito il nido? Perché li avete acchiappati, li avete controllati, misurati, pesati e gli avete messo l'anello? Allora tanto valeva, per esempio, fare delle rampe per risalire più facilmente nel nido, una zona d'ombra che non ce l'hanno e delle fontanelle d'acqua, perché se è vero che loro l'umido lo traggono dalla preda, è anche vero che in natura loro a bere ci vanno e ci vanno volentieri e quando è caldo fanno anche il bagno. Quindi ecco perché sono molto perplesso, ma non posso dire niente perché subito mi rimbrottano in maniera anche piuttosto alterata, quindi me le terrò per me queste cose, anzi le metto qui, tanto sono abituato a rimprovere, quindi pazienza. Ora io non starò collegato tutto questo tempo per vedere se rientrano, quando rientrano, perché poi insomma mi sciaccanisco, ecco, naturalmente. Ci sto male se vedo che uno prova e non ce la fa, eccetera. Quindi preferisco chiudere ora e riaprire a cose fatte. Anche perché non so se mi basta la memoria, qui da un momento all'altro si chiude tutto. Quindi siamo contenti, c'è un bellissimo tramonto. Hanno fatto la cena con il panorama sul tramonto lì a Milano. Sono perplessi per il rientro. Se qualcuno è più furbo rientrerà dalla parte dei tubi, in mezzo ai quali io avrei messo qualcosa perché tutte le volte ci scivolano dentro, ma sai io mi voglio mettere in mezzo con la natura, ma non veniamo a parlare di natura perché qui di natura non c'è proprio niente, quindi un aiuto se lo meritano, voglio dire, perché se si parte dal concetto che
bisogna lasciar fare alla natura. Allora, se per strada trovi un animale in difficoltà, ti giri dall'altra parte, perché la natura, con le sue leggi, con la sua selezione naturale, se vedi un povero cane, un povero gatto che ha bisogno di aiuto, devi lasciarlo perdere. Se vogliamo partire dal concetto lasciamo fare alla natura, insomma, ecco. E la chiudo qui. Buonanotte a tutti.